Tutti, oggi facciamo la recensione finale delle quattro linee di shampoo di Herbal Essence. A questo punto è passato un anno da quando ho iniziato questa recensione, quindi è un anno che, a parte qualche campioncino, qualche bottiglia extra che è capitato in dei viaggi o quant'altro, sto utilizzando esclusivamente shampoo Herbal Essence. Il tutto è partito perché mi era stato mandato in omaggio da provare due prodotti, uno shampoo e un balsamo. A quel punto ho pensato che fosse interessante provare anche altre varianti di questo tipo di shampoo e balsami per vedere se c'era una variabilità dei prodotti. Le linee sono composte tutte da shampoo e balsamo, ma due delle linee hanno anche la maschera. Le linee non sono solamente quattro, sono di più, non mi ricordo esattamente il numero, sono tipo 7-8 linee di shampoo diverse. Io ne ho selezionate alcune che mi incuriosivano maggiormente. Sono gli shampoo tutti da 250 ml, i balsami sono tutti da 200 ml. E le maschere sono da 250 millilitri. Il costo di questi prodotti non me lo ricordo perché ormai è passato tantissimo tempo, però sono prodotti che si trovano nei supermercati, Datti Gotà, da acqua e sapone. Io l'ho comprati alcuni da acqua e sapone, alcuni dalla Coop, vari supermercati, insomma. Alcuni sono più facilmente reperibili, tipo la linea Allergan è forse quella di punta perché è quella che veniva utilizzata anche nell'immagine per pubblicizzare questi prodotti. Altri, per esempio la maschera al cocco, ho faticato un po' a trovarla, l'ho trovato solamente in un caddis più grande, più fornito. Il costo, appunto, non me lo ricordo, però è un costo basso, diciamo, e costerà intorno a 3,5 euro. Lo shampoo e il balsamo intorno a 4,5-5 la maschera. Ve lo dico approssimativamente, cioè sono prodotti con comunque un costo da supermercato. Tutti i prodotti di questa linea di Herbal Essence, che dovrebbero essere state nuove ormai l'anno scorso, sono state ripresentate in un packaging abbastanza carino. Hanno ognuna un'immagine abbastanza ben studiata, anche la confezione, soprattutto dello shampoo, ha questo aspetto che forse dà l'illusione anche sia un pochino più lussuoso di quello che realmente è in plastica, però è tutto molto curato. Secondo me hanno fatto un ottimo lavoro nel presentare questi prodotti. E la prima linea di prodotti utilizzata è appunto questa che mi è stata mandata in omaggio, e sono stata io a richiedere questa profumazione al pompelmo e menta di Mosa. Questo perché mi sembrava una delle più interessanti, più originali, e vi devo dire che effettivamente secondo me è così. A livello di profumazione, questa forse è la più originale di tutte, quella che mi è piaciuta maggiormente. I balsami erano tutti nella stessa confezione e più o meno a livello di texture erano tutti molto simili, quindi un balsamo abbastanza classico come consistenza, mentre invece gli shampoo erano tutti in confezioni colorate e con una texture un po' cremosetta, tranne... Provo a farvelo vedere un attimo versato. Vedete? Quindi ha una consistenza quasi da balsamo, tranne questo che è in una confezione trasparente, e il prodotto risultava un gel, insomma uno shampoo più geloso, meno cremoso. Questa linea qua dovrebbe essere una linea idratante, ma senza appesantire, e sebbene questa sia stata la linea che mi è piaciuta di più di profumazione, è forse quella che ricomprerei meno probabilmente, perché purtroppo mi ha creato un po' un piccolo problemetto su il cuoio capelluto. A me succede che alcuni tipi di shampoo mi creino una specie di irritazione al cuoio capelluto, per cui mi si crea una sorta di forforina e mi creano prurito e fastidio. Quando ho iniziato a utilizzarlo, i primi utilizzi mi è piaciuto molto perché lasciava il capello
pulito, effettivamente molto leggero, assolutamente non appesantito, ma andando avanti con l'utilizzo di questo shampoo, purtroppo il risultato è stato invece questo effetto di irritazione e quindi purtroppo questo non è adatto assolutamente al mio cuoio capelluto, al mio capello. Voi calcolate che io ho un capello tendenzialmente normale, sicuramente non secco, forse più tendente leggermente al grasso. Quello che ho pensato è che forse questa linea non sia adatta a un capello che è invece normale e mi abbia dato un effetto di fastidio perché non adatta al mio tipo di capello. Questo lo dico perché normalmente io non mi trovo tanto d'accordo con le diciture dei prodotti, quindi in genere sui prodotti da supermercato ci viene scritto per capello liscio, per capello mosso, per capello grasso, per capello secco e poi il risultato finale mi sembra lo stesso. L'unica cosa che mi sembra succeda è che cambia profumazione. Per esempio, se guardate la linea di prodotti di Sunsilk, che è quella che avevo provato precedentemente, non notavo particolari differenze, invece questi shampoo qui devo dire che secondo me hanno un effetto diverso nelle linee diverse e quindi secondo me bisogna fare un po' più attenzione a cosa dice la scritta e le proprietà del prodotto perché potrebbe essere che uno shampoo, anche se vi piace il profumo, poi non è adatto al vostro capello. Una cosa su cui c'è scritto in tutti i prodotti e su cui puntano molto in questa linea è che sono prodotti al 90% di origine naturale, senza coloranti, paraffina e con veri estratti botanici in collaborazione con il Royal Botanic Garden. Ora su questo io vado a fiducia perché non ne ho le prove dirette. La seconda linea di prodotti Herbal Essence che ho provato invece è quella all'olio d'argan. Questa l'ho voluta prendere perché era molto pubblicizzata, era la più pubblicizzata di tutti e l'ho voluta prendere perché c'era shampoo, balsamo, ma soprattutto maschera. Questa devo dire che ha una profumazione invece abbastanza standard, cioè se voi vi immaginate l'olio d'argan, questa è abbastanza scontata come profumazione. Per i miei gusti, l'olio d'argan non è la mia profumazione preferita. Questa serve a riparare i capelli danneggiati e devo dire che questa, sebbene come profumazione non sia stata la mia preferita, però forse è stata la mia preferita a livello di efficacia, perché secondo me effettivamente sarà che c'era anche la maschera, ma andava abbastanza a nutrire i capelli, a lasciarli morbidi, meno leggeri di quelli, di quella al pompelmo, ma sicuramente non mi ha dato problemi di nessun tipo di irritazione e ha lasciato il mio capello comunque con un buon effetto. Per essere una linea da supermercato, secondo me aveva una buona qualità. Secondo me ha un buon effetto la maschera, calcolate sempre parlando di prodotti da supermercato. E la maschera, vediamola un attimo, ok, è questa cosa qua, quindi è una crema abbastanza densa, quindi diciamo che sì, direi che è una crema con una consistenza simile a una crema corpo, direi, un burro corpo, e vediamo poi come si comporta sui capelli. La terza linea che ho provato era quella a passiflora e latte di riso, questa qua. Anche questo era uno shampoo più cremoso. Questo aveva una profumazione sicuramente più originale rispetto alle classiche, però purtroppo a me questo profumo non piace, forse questa è quella che mi piace meno di tutti perché non so perché mi ricorda un po' un medicinale, uno sciroppino, non lo so. E non mi è piaciuta particolarmente, non mi è piaciuto particolarmente nemmeno l'effetto. Non che questo mi abbia creato nessun tipo di problema, però non mi ha colpito particolarmente. Questo serviva a nutrire i capelli inariditi, non mi ha fatto effetto di prurito o quant'altro, però nemmeno mi è sembrato che mi lasciasse il capello favoloso, quindi questa forse è quella che mi ha colpito meno in assoluto. L'ultima linea che ho voluto provare prima di abbandonare questa recensione, che fra l'altro all'inizio non avevo comprato, è stata quella a il cocco, a
latte di cocco. Questo l'ho voluto prendere perché il latte di cocco, il cocco, l'odore del cocco, secondo me è molto piacevole, e anche perché era l'altra linea che aveva la maschera, quindi volevo vedere se era valida. No, A abbastanza proposito, simile a quella di Argan come l'altra consistenza. sono delle maschere cremose ma abbastanza dense che non appesantiscono il capello. Devo dire che sono molto comode perché sono quelle maschere che ho usato a volte prima, a volte dopo lo shampoo, lasciandole però in posta solamente 3 minuti, quindi è una cosa che trovo comoda perché mentre faccio la doccia riesco a usare anche la maschera e non devo farla a parte. Questo è stato un compromesso fra pro e contro, invece, cioè non c'è nessuna cosa secondo me di questa linea che eccelle. Il prodotto ha una profumazione di cocco abbastanza classica sul dolcino, però è un profumo che a me piace, quindi tendenzialmente è approvato dai miei gusti. A livello di performance funziona, non mi dà effetti collaterali sul cuoio capelluto, non mi lascia il capello però nemmeno né nutritissimo né leggerissimo né niente diissimo, quindi diciamo è un po' la linea di mezzo fra quello che mi piace e quello che funziona. Anche questo dovrebbe idratare i capelli secchi. Quindi, cosa penso di queste linee? Appunto, non sono le sole, ce ne sono state anche altre in commercio, messe in commercio, che non ho provato, quindi non vi posso dire cosa penso. A parte il mio gusto personale di profumo in profumo, sono linee che secondo me, per essere da supermercato, non hanno niente di paragonabile a prodotti professionali che a volte ho provato in passato, quindi prodotti che veramente hanno degli effetti eccellenti. Questi non hanno effetti eccellenti, però per essere linee da supermercato secondo me sono un gradino sopra rispetto ad altri prodotti che ho provato in passato. Sono contenta di averli provati e diciamo che in futuro, se mi capita, adesso passeremo alla recensione di un'altra linea sempre dal supermercato, quindi non proverò più Herbal Essence, ma in futuro, quando avrò finito altre recensioni, potrei considerare di ricomprarli. E niente, con questo è tutto. Se avete domande lasciate un commento, se vi va iscrivetevi al canale e io vi mando un saluto. Ciao!